Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi, vieni a imporle le mani, perché sia guarita e viva». Gesù andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita». E all'istante le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi mi ha toccato il mantello?» I discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». Mentre ancora parlava, dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, continua solo ad avere fede». E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, le disse: «Talita cum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati». Subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva 12 anni. Essi furono presi da grande stupore. Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle da mangiare. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Lettura del Vangelo lunga, predica breve, almeno questo mi propongo. Il tema che percorre le letture di questa 13ª domenica del tempo ordinario mi pare che sia quello della salute. L'importante è la salute. Quante volte l'abbiamo sentito ripetere? E a me sembra un'affermazione molto seria, molto giudiziosa, molto opportuna. L'importante è la salute, perché delle volte noi ci perdiamo dietro a tante cose senza importanza, insulse, cioè senza sale. Che cosa pensano o dicono di me? Ci perdiamo dietro a tante cose marginali.
fare carriera, accumulare denaro, far valere le nostre prestazioni sportive o la nostra abilità in non so quale ambito dell'operosità umana. L'importante è la salute, cioè stare bene, stare relativamente bene come si può stare qua giù, perché per noi cristiani questa è l'unica vita che viviamo qua giù, ma non è l'unica vita in assoluto, è l'unica vita che viviamo qua giù, ma noi viviamo nella speranza, nella beata speranza della vita eterna, della vita di felicità piena che solo ci verrà data in Dio. L'importante è la salute, però Dio è Padre e si prende cura della nostra salute. Dal Libro della Sapienza abbiamo ascoltato: Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. Egli ha creato tutto per l'esistenza, le creature del mondo sono sane. Ma certamente in questa bellezza, in questa bontà, in questa salubrità è entrata nel mondo l'invidia del diavolo, e noi non dobbiamo dimenticarci che l'origine del male che c'è nell'uomo è nel nemico di Dio e nel nemico dell'uomo, che è sempre all'opera. Dio ama l'uomo, noi non dobbiamo mai scordarci di questo, non dobbiamo perdere questa fede. Dio ama l'uomo e ci ha mandato il suo figlio a prendersi cura di noi. Gesù non ha risanato tutte le malattie della terra santa che ha percorso nei suoi 3 anni di vita pubblica, però ha dato dei segni del potere di Dio sulla vita, sulla morte, sulla salute e sulla malattia. Dio ama l'uomo, noi non dobbiamo lasciarci rubare questa fede. Alla emorroissa guarita Gesù dice: figlia, la tua fede ti ha salvata. È la fede in Cristo che ci salva. A volte noi ci affidiamo, ed è giusto farlo, all'aiuto degli uomini, dei nostri simili. È giusto, a volte anche doveroso farlo. A volte però questo non ha esito positivo, come per questa donna che aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando. Per fortuna non è sempre così, evidentemente. Però non dobbiamo stupirci che a volte sia così, che a volte chi ci dovrebbe aiutare invece non sortisce successo e magari anche ci porta via tempo e denaro. Noi dobbiamo avere fede nel potere di guarigione di Gesù, il Figlio di Dio. Gesù vuol dire Dio salva, e Gesù ci ripete: la tua fede ti ha salvata. E al capo della sinagoga, quando qualcuno vorrebbe togliergli la speranza, rubargli la speranza, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Al capo della sinagoga Gesù dice: non temere, continua solo ad avere fede, continua solo ad avere fede. Gesù ce lo ripete a ciascuno di noi: non tragicizzare la tua situazione, le tue sofferenze, i tuoi dispiaceri. Continua soltanto ad avere fede in un Dio che ti ama, perché a tutto c'è rimedio, e la morte per noi cristiani è il rimedio di tutto, perché vuol dire andare incontro al giudizio di Dio. Qui vogliamo arrivare ben preparati, pentiti, confessati, in pace con la nostra coscienza, in pace con i nostri simili, perché ci accolga in quella vita beata dove ci attendono la Vergine Maria, i santi e le persone che abbiamo amato e che ci hanno amato. Così sia. Amen. Se quanto hai ascoltato ti ha suscitato qualche buon proposito, affetto o ispirazione, moltiplica nell'efficacia. Tocca il pulsante di condivisione e inoltralo ad altri. E se mi hai seguito sin qui,
Forse sarai interessato anche ad altre mie omelie e meditazioni. Forse vorrai sapere chi sono e se non l'hai già fatto, vorrai iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.